Eccoci qua. Ciao a tutti, c'è stato già un short precedente a questo video dove ho illustrato brevemente questo lavoro che ho già fatto. L'ho fatto di corsa perché serve per questa galleria d'arte e serve perché poi lo porteremo in giro con l'associazione per paesi, quindi serviva una soluzione per portare a spasso il televisore senza doverlo mettere sempre su dei tavoli in maniera precaria. E cioè, sentire qualcosa di pratico e al tempo stesso sicuro, ma ancora meglio economico e se a costo zero è fantastico. Costo zero non è stato proprio possibile arrivarci, ma comunque ci siamo andati vicino, con pochi euro abbiamo fatto il tutto. Siamo partiti, come già dal precedente short, da un porta abiti di quelli che si trovano nei negozi, dove si mettono le file stampelle con tutti gli abiti appesi. La modifica è stata semplicissima perché di fatto ho inserito due barre angolari orari che si trovano in qualsiasi brico center, ne ho messi due da 1 metro per raggiungere praticamente l'altezza giusta che abbiamo calcolato, cioè un'altezza giusta per il televisore, da poter essere vista anche da persone che stanno in piedi, dovremmo tenerlo in giro, o comunque come espositore qui dentro, espositore multimediale, e praticamente ho utilizzato i punti di aggancio del televisore stesso. E queste barre sono sovrapposte una sopra l'altra per arrivare all'altezza giusta. Non finisce qui perché è necessario fare una implementazione ulteriore. Questo lavoro lo potete fare tutti tranquillamente, cioè questi si rimediano bene o male, li recuperano nei negozi che purtroppo in questo periodo ce ne sono parecchi che stanno arrivando. Comunque si rimediano e magari si rimediano ancora meglio con la parte superiore, che qui è proprio la classica da tappevanni. Ma le volte si trovano con la stessa barra cilindrica, questa è piatta, questa è cilindrica, da 1 pollice, perché qui in basso è fermato con dei collari, come ho fatto vedere lì nello short. Invece qui solo ho dovuto fare dei buchi. Se questa barra qui sopra fosse, per esempio sono quelle dell'IKEA, sempre un tubo da 1 pollice, potremmo utilizzare dei collari semplicissimi, tondi, senza nemmeno fare un buco. Sarebbe ancora più semplice. Bene, ora qui bisogna però metterci qualcos'altro, dicevamo. Cosa ci devo mettere? Ci devo mettere un piano piccolo, possibilmente che si possa chiudere, perché alle volte abbiamo la necessità di utilizzare questo televisore insieme a un computer, che so per esempio per fare le videoconferenze, in genere sì, le videoconferenze oppure delle slide un po' più complicate, che non ci permettono di utilizzare direttamente la USB attaccata al televisore e ci serve appunto un computer. E questa è la prossima modifica, che sarà quella proprio di mettere un piano di lavoro, riequilibile, reclinabile, anzi più che reclinabile, riequilibile, in maniera tale che poi quando non serve, sviene chiuso e stiamo a posto. Andiamo avanti a vedere come possiamo fare, sempre rimediando, questa ulteriore modifica. Allora, proseguiamo con questa seconda parte del video dove andiamo a fare praticamente un piano di lavoro per metterci in continuità qualche cosa, caduto il bullone,
praticamente qui una ribaltina, in realtà poi andrà verso l'alto, così. E per fare questa qua, la scelta cade su questo prodotto qui, che praticamente si chiude, ecco qua, poi si chiude, faccio vedere da vicino, questo si trova nei Brico Center e questo diventa un piano di lavoro, ok? Il piano di lavoro, sempre un qualcosina di immediato, utilizziamo questa tavola di multistrato e adesso assemblo tutto, poi ci vediamo alla fine. Ecco qua, praticamente prima di mettere il piano facciamo vedere il funzionamento. È stato necessario inserire questa torretta perché il lavoro è venuto meglio. Ora chiaramente non è che questo sia un piano per poter tenere grandi pesi o per metterci di peso sopra a lavorare, serve solo esclusivamente per appoggiarci un PC, mouse e poco altro, perché queste barre verticali, ma anche tutto questo, insomma, non è che siano fortissimi, bastano avanzano per tenere il televisore. Adesso andiamo a mettere il piano, che giustamente è rimediato. E voilà! Se volete farlo anche voi, bene o male l'ho detto come si fa. Ciao a tutti.